Che dovete fare? Niente, che dobbiamo fare? Stasera ti porto a mangiare pesce, te va? Fino a che ora devo stare a pensiero? Fra due ore è tutto finito. E dove ti devo aspettare? Aspettami a casa di mamma. No, a casa di tua madre non ci vado. Allora aspettami dove ti pare. Basta che non ti preoccupi, massimo alla mezza ti chiamo. E se non mi chiami? Corri, va, scatta. Ti telefono appena ho finito. Ti metti qua la maglietta verde che mi piace tanto. Va, va. Se preoccupa. Sa, ragazzi. E di che si preoccupa? Male che vai, levamo 50.000 euro. Ha preso tutto? La 7,65 è una calibro 9. E Tony? Tony usa questo. C'ha fissa così. Vabbè, dammi una sigaretta. Andiamo. Tutto è cominciato quando abitavo al Quadraro. Avevo 6 o 7 anni. Quando si avvicinava il Natale veniva da noi un cugino, che io però chiamavo zio, perché era grande. Veniva sempre con la moglie, detta Fiat, perché c'aveva due occhiali che parevano i fanali dell'8,50. Insieme a loro mio fratello, mio padre, mia madre e naturalmente io. Tutti insieme andavamo all'Upim e iniziavamo a rubare i giocattoli e quando era la Befana, mio zio e mio padre andavano a Piazza Navona a rivenderli. Fino a quando siamo andati ad abitare a Torbella Monaca R5. Lì mia madre cominciò a farsi delle amiche. E io con la Nina, con palline colorate. E di una di queste mi ero follemente innamorato. È stata la mia prima cotta. E matita. Tiè, guarda che carino, tiè. Guarda che bello, ti è? Bello de mamma. Guarda quella niente su. Mentre io sognavo davanti alla TV di diventare furbo e geniale come il mio eroe dei cartoni animati, loro si facevano tutti i negozi ai supermercati della zona. Finché un giorno di carnevale all'Upim arrestarono mia madre. Signora, signora, secondo la bocca la mando via subito, signora. Ci segue per favore? Mi sentivo in colpa. Se non avessi detto che volevo il costume di Lupin, non sarebbe successo niente. Rubai la maschera di Lupin III alla standa di Piazza dei Mirti. Il mio primo vero giorno da ladro iniziò con le lacrime. Vorrei che l'ultimo finisse con un sorriso. Sai quanti anni ho?
Boh. Lo sai quanti anni ho? No. 50. E 20 li ho spesi a correre dietro al tuo culo. Lo so, ho un culo bellissimo. Anche le donne ci vanno matte. Non fare lo spiritoso, perché stavolta sei in trappola. Dispiace contraddirti, paparino, ma credo che tra qualche ora tornerò a giocare con le tette della mia bella. No, stavolta non ti verrà a salvare proprio nessuno. La nostra serie finisce qua, amico mio. Io sento già odore di lama tagliente e polvere da sparo. Ah, buoni quelli, gli amici tuoi. Stavolta non ti troverò neanche tra cent'anni. Dici? Ma quanto tempo è passato, eh? Tu che hai cominciato? A 12, a 13 anni? A 13 anni già spadinavo le Uno Turbo per rivendere i pezzi. Ti hai messo anche a fare gli scavalchi. Vergognati! Vedi, papà, lo scavalco è necessario. Salivo ai primi e secondi piani come un gatto. Lo scavalco è un iter obbligato, fa così. Non mi devi chiamare papà! E poi... E ricordati, a Prima Valle, un altro po' ti prendevo. Te lo ricordi che quasi ti prendevo? Te lo ricordi? Quasi ti avevo preso! Te lo ricordi? Te lo ricordi o no? Me lo ricordo, me lo ricordo. Bravo. Bravo. Ho pensato tanto a questo giorno. Tu dietro alle sbarre, il processo, i fotografi, i flash, i giornali, le interviste, la notorietà. E ho sempre sperato di poter essere pronto ad affrontare tutto questo. Ma non è così. Con te dietro le sbarre non esisti più tu. E non esisto più io. Ed è per questo che tra qualche secondo mi ammazzo e poi ti ammazzo. Scusa. Ti ammazzo e poi mi ammazzo. Scusami. Niente. E poi non ci resta che sperare in un remake migliore. Ma che cazzo stai a dire? Tutti i panetti da 2,5. Buono. È marocchino. Tu sei un commissario di polizia. Rappresenti la legge e la giustizia. Infatti adesso ti giustizio. C'è la donna che mi aspetta, dai, paparino. Non sta bene far aspettare una signora. Abbassa questa pistola. Oddio! Ti prenderò! Perché... Ti prenderò!
Questi sono i gloriosi due scudi. Una volta al Forte Prenestino con 10 sacchi ti davano questo. 4 canne e uno spino. Ma con l'euro non ti danno più un cazzo. Quello era un quindicino. A me me lo davano per due scudi. Era un quindicino. Evidentemente a me mi mannavano meglio. Questi sono due scudi. E quella aggiunta. L'accenno io. Grazie, bellezza. Gli altri due mi sono persi, leggete forte. Ammazza come cazzo dai a sta spada. Come una fiata una mignotta. Era di mio nonno. A mio nonno gli dovevi cagare a cazzo. Come al Cavaliere Nero. Come al Cavaliere Nero. Fermi! Bravo. Dalle parti mie si dice che rubare è un periodo, poi passa. Dica io sono affo, dai! Io mi sono dovuto far sparare in testa per farmelo passare. E stanno a girare fermo. Stavano a fare una rapina, gli hanno sparato. Quello è ancora vivo. La signora gli hanno messo il taglierino al collo. La verità è che fuori da raccordo anulare pure il tempo fa come gli pare. La sangue dalla testa, la proiettile gli ha attraversato il cranio. E mo sto genio chi è? Guarda quant'è che sta qua? Vedi, i due sono morti. Ma che sono albanesi? Sono normale. E quest'altro? E questo mi hanno sparato in testa. Nelle foto che ho da ragazzino c'ho sempre la faccia seria. In tutte le foto. È per questo che mo me ne vado col sorriso. Come mamma nella macchina delle guardie quando l'hanno arrestata. Col sorriso. Oh, come ti chiami? Tale e quale. Come ti chiami? Come ti chiami? Lupin.